che ci serve è solamente un po' di niente, solamente soli siamo. Quello che ci serve è solamente un po' di niente. Libera! 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 Una risposta uguale, uguale. E tempo di allevare, riflettere e morale, il figlio da ignorare, i soldi da lavorare, e l'odio da ridare, la malattia prevale, la cura digitale, boh, la rondiglia ormale, il mare rimane da navigare, navigare. Qua qualcuno parla nel silenzio di tomba. Altri stanno avvelenando i principi su cui l'uomo si fonda. E poi profonda, giù le vedi. Sulle web c'è tu, proprio tutto pure tu, il sesso suo, alla TV giù, poi te per più a coppa al capo di tu, bacio le tu. Quello che ci serve è solamente un po' di niente, solamente soli siamo. Quello che ci serve è solamente un po' di mente libera! 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 Giuro, ho capito il senso di questo pezzo adesso. Illuminaci. Cioè, del tipo che, allora seguimi, se noi per rianimare un uomo dobbiamo utilizzare i defibrillatori, per rianimare una donna utilizziamo le defibrillamucche. Che dicono sì, ma io non ho capito se devo prenderti sul serio, cioè vabbè, uno che viene in giro con un goldone in testa me l'hai regalato tu. Quindi no, cioè no, ma secondo me si può finire una canzone, cioè eravamo entrati in un pathos che comunque aveva senso di esistere, si può finire così secondo voi? Quindi sì, la risposta è no. Ripetiamo tutti insieme, 1, 2, 3. Bravo, sì. No. Sì. No. Sì. No. 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 1, 2, 3. No. No, lo dico io. No. No, lo dico io. Stronzi. No. Un po' più forte il no, ragazzi. 1, 2, 3. No. 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 Guide, share, sento freddo, inverni ottici, nervi catodici, a posto gli spezzano il pane, crack, corpo morto, neurocidi, 20 omicidi, dividi, print, attaccamenti ipnotici, moschicidi e ragni, tengono i fili nelle televisioni multiple, cromo distillate, vendite incremento, mono, duplo, per lui? Per lei? Belli dentro. E fuori? Psicosi? No! Novi! Svuotami i cervelli!
sfrida cervelli, tripa in quantità, riempite di carrelli, che bontà, frida cervelli, potere della mente, frida cervelli, potere della mente, frido il mio cervello, ne faccio una bevanda energetica e la chiamo potere della mente, col potere della mente, se non so iniziare una canzone, divento introduzione, se non so suonare, divento la tromba delle scale per salire di un'ottava sulla cima dell'alto piano forte, ed è subito silenzio. Col potere della mente mi metto pure rinciato, tanto di passo per fatto, perché mia madre in casa mi fa mettere pattine, ciabatte, babbucce, granato. Col potere della mente invento un'intera gang, sparo stupidaggini, bang, bang, perché sono pistola e posso vedere l'asino che sola. Ciao, ciao, se lo vuoi toccare ti metto del taprano, grappa cielo del razzo, ma divento marciapiede, il cemento, un momento, se mi vuoi buttare al palazzo. È una bevanda prelibata, una bibita gassata da bere, calda o congelata, materia grigia distillata. Che cos'è? Una bevanda prelibata, una bibita gassata da bere, calda o congelata, a base di materia grigia distillata. Po po po, potere della mente, po po po, troppo troppo potente, po po po, potere della mente, po po po, troppo troppo potente. Se io mi dico troppo, voi ditemi potente. Troppo, troppo, grazie. Se io mi dico troppo, voi ditemi potente. Troppo, troppo, troppo. Sarà concreto, passo oltre, conveniente, oltretutto la realtà che mi ha battuto, oltre modo l'altro passo. Hai presente il tuo futuro? In realtà che è già scaduto, ma è passato il tuo presente col potere della mente. Ribalto, sono studio per quel nello. Gusto con un filo soffreggiando, intanto salto in alto, esatto, col potere che mi ha dato, non per mettere di salto. Esatto. E se sono squattrinato qui, se sono squinternato là, divento dorato, sì, adorato dai miei fan, senza poca ma fantasia. Se mi senti mono, entri in modo la stereofonia, yes, col potere della mente. Non dobbiamo dormire, possiamo del potere bello, mentre noi siamo già ubriachi. Grazie! Grazie Svizzera Mando! Grazie Marco Miladinovic! Quante persone che stimo di più! La fabbrica! Bene, allora facciamo, parliamo un attimo del Poetry Slam. Vuol dire che il Poetry Slam contempla qualsiasi genere e degenere come il vostro. Grazie! Che sia l'aspetto lirico, il pop rock. Degenerato? Sì, tu. Tu? Ok, io non posso. Essendo un quando tiro serale, questa sera non posso. Vai a spalle. Ok, sì, allora, però vorrei parlare con Davide Scarpi da Tassoni, perché lui vogliamo parlare della Lega Italiana Poetry Slam, perché tu sei il segretario.